Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'apertura della puntata di Chi l'ha visto di ieri sera, condotta da Federica Sciarelli, è stata dedicata alla scomparsa di Cata, suscitando grande interesse e partecipazione da parte degli spettatori. Il programma ha ripercorso, attraverso testimonianze e video, gli ultimi momenti trascorsi dalla bambina nell'edificio in cui viveva, aprendo nuove prospettive sulla vicenda. Durante l'apertura della penultima puntata della stagione, Chi l'ha visto ha ripercorso gli ultimi momenti della bambina attraverso testimonianze e video. Un particolare interessante è emerso dall'intervista di Filomena Rorro, inviata della trasmissione, a una donna incinta protagonista di una clip trasmessa nell'episodio precedente. Nel video si vedevano persone barricarsi dietro a una porta. Dalle parole della donna è emerso che all'interno dell'edificio è in corso una lotta per ottenere il possesso delle stanze, presumibilmente per rivenderle. Inoltre, è emerso che una settimana prima della scomparsa di Cata, lo zio della bambina avrebbe agito in maniera aggressiva nei confronti della sua famiglia, cercando di cacciarli dall'edificio. Mia Cataleya Kiklo Alvarez, una bambina di soli 5 anni, è scomparsa lasciando l'Italia con il fiato sospeso. L'intera nazione segue con apprensione la vicenda, sperando che la piccola possa tornare al più presto tra le braccia dei genitori. Le dichiarazioni dei diversi nuclei familiari coinvolti nella vicenda sono contraddittorie, creando ulteriori incertezze sulla dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno esaminando attentamente tutte le informazioni raccolte da Chi l'ha visto e dai testimoni al fine di ottenere una chiara ricostruzione degli eventi che hanno portato alla scomparsa di Cata. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.